Risorse finanziarie irrisorie per il rinnovo del contratto di lavoro, fondi insufficienti, i mancati riconoscimenti delle anzianità pregresse nelle qualifiche di tutti i ruoli che non potranno essere sanati da una previsione di spesa di 70 milioni di euro a fronte degli almeno 100 milioni indispensabili. Il SIAP non ci sta e punta il dito sulla legge di bilancio promossa da quello che viene ironicamente chiamato governo del cambiamento. Nell'occhio del ciclone le cifre che circolano per gli operatori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Per questo il sindacato italiano appartenenti alla polizia ha indetto per oggi un'assemblea generale presieduta dal segretario generale del SIAP Giuseppe Tiani. A fare il punto ai nostri microfoni il segretario provinciale SIAP Tommaso Vendemmia. Oggi stiamo facendo un'assemblea sindacale per notiziare l'opinione pubblica e i colleghi soprattutto della manovra finanziaria che è carente delle risorse per le forze dell'ordine e per il comparto sicurezza. Stiamo cercando di attenzionare il governo su questo aspetto, proprio perché le aspettative dei poliziotti e degli uomini in divisa è alta e proprio con questa manovra che assolutamente il governo non vuole cambiare, le risorse destinate ai nostri stipendi e al nostro riordino delle carriere sono molto basse e non soddisfano per niente gli operatori di polizia. Domani faremo un volantinaggio di informazione sempre all'opinione pubblica sui temi della sicurezza e sui temi delle retribuzioni, cercando di trasmettere un messaggio a chi ci governa, al Parlamento, di maggiore attenzione per quanto riguarda il comparto sicurezza che per anni ha sofferto molto le compressioni sia stipendiali che di funzione. Quando riguarda il personale di polizia, noi abbiamo avuto per anni, siamo stati dimenticati dal Dipartimento perché la maggior parte delle risorse sono state destinate al Nord. Abbiamo un sensibile rinforzo di uomini, circa 40 unità per l'anno 2018-2019, ma sono completamente insufficienti, considerato che la Sicilia, Catania in particolare, è un territorio che ha tanto contribuito per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione e al contrasto alla criminalità organizzata. La protesta SIAP intanto non si ferma, programmati per domani dalle 8:30 alle 12, due sit-in con volantinaggio davanti alla prefettura e alla questura. La sicurezza è un bene comune, dicono, e chi è preposto a garantirla deve essere tutelato per il bene del paese e della democrazia.